vivono nel mondo un piccolo numero, i giovani, vecchi, uomini e donne, che non sono in condizione di mantenersi, di provvedersi, di curarsi da soli. Non sono indipendenti autonomi, indipendenti e autonomi per una serie di ragioni fisiche, sociali, è un certo piccolo numero, ma il mondo è pieno di mendicanti, è colmo di persone che mendicano denaro, potere, mendicano affetto, considerazione. Io sono contrario, in maniera dura, contro questa sterminata popolazione di mendicanti, e ogni volta che li vedo mi viene in mente quella bellissima espressione di Leonardo da Vinci, che dice: alcuni sono transiti di cibo, transito di cibo, di potere, di denaro, di affetto, di merci. Ma c'è un autore che conoscete forse come l'autore del Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry, francese, morto volando in guerra e combattendo contro i nazisti, il quale ha scritto un libro meno noto del Piccolo Principe, ma non meno bello. Si intitola Cittadella e inizia così: vi fu un periodo della mia giovinezza in cui avevo pietà dei mendicanti e delle loro piaghe. Ingaggiavo per essi guaritori e compravo balsami. Le carovane mi portavano da un'isola unguenti a base d'oro che ricucono la pelle sulla carne. Ho agito in tal modo fino al giorno in cui ho capito che essi ci tenevano al loro putridume come fosse un raro lusso, avendoli sorpresi a grattarsi e a cospargersi di sterco come chi concima un terreno per cavarne un fiore prezioso. Si mostravano orgogliosamente l'un l'altro le loro putrescenze, vantandosi delle offerte ricevute, poiché chi ne aveva avute di più si paragonava dentro di sé al sommo sacerdote che espone l'idolo più bello. Se acconsentivano a consultare il mio medico, lo facevano con la speranza che il loro cancro l'avrebbe sorpreso per il suo fetore e la sua gravità, e agitavano i loro moncherini per farsi largo nel mondo. Non vado oltre. Se voi estendete, allargate, comprendete nel vero senso questo brano, capirete che non si riferisce solo ai mendicanti che assediano le nostre strade. Io vivo a Roma, Roma è assediata dai mendicanti di strada. No, Antoine si rivolge a tutti i mendicanti, non solo i mendicanti di spiccioli, ma i mendicanti di affetto, di potere. Io considero questo un grande libro e questo un incipit che non vi farà prendere sonno questa notte.